altro viaggio in Molise e torna a Termoli per seguire insieme a voi un evento molto particolare di raccoglimento e preghiera dedicato soprattutto alla pace. Si tratta del rosario più lungo del mondo che ha fatto tappa anche qui in città. Allora restate con noi per partecipare anche voi a questa iniziativa. L'anno scorso a Lourdes, nel 2012, il santuario ha dato come tema per chi partecipasse ai pellegrinaggi pregare il rosario con Bernadette. Ogni pellegrinaggio che si è recato a Lourdes ha preparato un rosario da portare. L'Unitalsi dell'Abruzzo, in modo particolare i volontari di Chieti, hanno realizzato questo rosario che è stato portato nel mese di agosto ed è rimasto esposto a Lourdes fino alla fine di settembre del 2012. Quando poi abbiamo visto le dimensioni di questo rosario, abbiamo pensato di farlo certificare e il Guinness World Record, dopo aver effettuato le misurazioni dovute, ha certificato che è il rosario più grande del mondo. Ha una lunghezza di oltre 82 metri e un perimetro di 147 metri. In occasione quest'anno del 110° anniversario della nascita dell'Unitalsi, che è stata costituita nel 1903, abbiamo pensato di portare questo rosario in giro per l'Italia. E adesso sta oggi a Termoli per questa celebrazione. Il messaggio di questo rosario è, al di là del valore storico di come evento, di come oggetto, ha soprattutto una valenza sociale e religiosa, cioè quello di come questi grani sono legati l'uno all'altro, di legarci anche noi persone fedeli per poter pregare insieme e poter ottenere tutto quello che è necessario per il nostro benessere umano, fisico e spirituale. Oggi più che mai, sull'invito del Papa, è necessario pregare per la pace. Allora anche la presenza di questo rosario qui a Termoli è l'occasione perché tutti quanti insieme possiamo pregare perché ci sia prima di tutto la pace in ognuno di noi, nelle nostre famiglie e ovviamente nel mondo intero. A questa manifestazione hanno aderito, ovviamente oltre il patrocinio del Comune di Termoli, hanno aderito tantissime associazioni, movimenti, gruppi ecclesiali, semplici pellegrini e fedeli che hanno accettato l'invito di buon grado e hanno colto questo momento di comunione tra tutti noi. Ave Maria. È un onore ricevere oggi quest'opera, il rosario più lungo del mondo, che cade in un momento particolare, cioè all'anniversario della nascita della Beata Vergine Maria, e diciamo che la prosecuzione di un momento importante non solo per te, non solo per l'Italia, ma per il mondo, perché segue la veglia di ieri sera di Papa Francesco che richiamava a quelli che sono, che richiama quello che è il valore della pace. Quindi un'opera importante fatta dagli uomini, dall'Unitalsi, che io ringrazio, che però deve essere esempio per intenzioni molto più alte, per richiamare quelli che sono i valori della dottrina sociale della Chiesa, valori che, devo dire, nella società attuale si stanno perdendo. Io mi auguro che si riescano a recuperare. Per noi come gruppo di preghiera di Padre Pio è un momento di grande emozione, perché vediamo che il popolo di Dio tutto, della diocesi di Termoli-Larino, ha percorso queste strade cittadine recitando appunto e portando nel cuore la preghiera del Santo Rosario, che sappiamo che è una preghiera che la Madonna ci chiede continuamente e che dobbiamo recitare specialmente in questo momento così particolare e difficile. Persino il Papa Francesco ci ha invitato ieri a vivere dei momenti lunghi di preghiera, perché come diceva Padre Pio, come continua a dirlo dal Paradiso, la preghiera è la chiave che apre il cuore di Dio. Per cui col Santo Rosario cerchiamo di sconfiggere quei mali che oggi affliggono il mondo. Per cui per noi gruppo di preghiera è un momento veramente di grande emozione e ringraziamo l'Unitalsi, la Presidente Rosetta che è stata così brava a convogliare qui
tutta questa gente che la vedo veramente tanta e sono commossa. Veramente è fondamentale, per esempio, un'esperienza stupenda, maggiormente se uno ha fatto il cammino di Lourdes è qualcosa di meraviglioso, troppo emozionata. Allora, oggi è un giorno molto importante per la nostra diocesi, accogliere il rosario più grande del mondo. Papa Francesco, sia nella veglia ieri sera che all'Angelus, ha parlato di pace. Ecco, questa giornata può essere veramente per la nostra diocesi, per la chiesa di Termoli Arino, il giorno della pace, guidato dal gruppo dell'Unitalsi con i suoi ammalati. Quindi gli ammalati che stavano in mezzo al rosario indicavano proprio questo cammino che dobbiamo percorrere insieme. Questa giornata è veramente importante perché ci mette in comunione con Papa Francesco, che ha voluto che dedicassimo questi giorni in particolare a pregare per la pace. E se c'è una preghiera che maggiormente può ottenere la pace è proprio la preghiera del Santo Rosario. Perciò la venuta a Termoli del Rosario più grande del mondo costituisce proprio come un evento molto significativo affinché riprendiamo il rosario nelle nostre mani e chiedere la pace per il mondo intero. È indubbiamente un momento di riflessione, ci aiuta a capire che la fede si può esprimere anche attraverso questa simbologia di questo rosario che poi ci riunisce, ci accomuna e ci fa diventare, anche penso, ancora più buoni e più per dire, come dice Papa Francesco, ci fa sentire più ottimisti nella vita. Speriamo che il rosario non sia soltanto un momento di preghiera, ma sia anche un momento di esaltazione spirituale. Sono uno dei volontari dell'Unitalsi, oggi siamo impegnati in questa manifestazione di preghiera e di solidarietà verso i nostri fratelli infermi. Il nostro operato si svolge soprattutto a Lourdes nell'accompagnare gli ammalati, sono chiaramente dame e barrellieri che offrono liberamente e volontariamente questo tempo libero, soprattutto estivo, ma anche poi durante tutto l'anno, ecco, di servizio a questi nostri fratelli. Noi chiaramente vediamo in loro l'espressione di Gesù, la nostra è un'associazione chiaramente ecclesiale, cattolica, e il nostro operato va principalmente nell'aiutare queste persone, non solo da un punto di vista fisico, ma anche spirituale. È facile pensare che siamo noi a dare un contributo fattivo alla loro vita, alla loro esistenza, ma noi siamo una grande famiglia, effettivamente noi scambiamo insieme a loro questo cammino fatto insieme. Molte volte, stando soprattutto a Lourdes, nel momento in cui preghiamo, viviamo anche dei momenti di condivisione e di gioia, c'è questo scambio e questo apprendere anche da parte loro tante cose che ci servono nella vita. La manifestazione di oggi è uno degli esempi veramente molto forti di preghiera. C'è questo rosario lunghissimo che viene direttamente da Lourdes, sta facendo il giro delle diocesi italiane, è stato accolto anche in tutto il Molise e quindi anche nella nostra diocesi. È un momento di preghiera e di riflessione insieme per trovare la forza e lo spunto per continuare a vivere questa bellissima esperienza, meravigliosa esperienza di fede e di preghiera. Ecco, la giornata di oggi è una giornata molto particolare. Io sono un altro volontario dell'Unitalsi, sono un barelliere. Facciamo da tanti anni questo servizio ed è un servizio di amore nei confronti dei nostri fratelli che hanno naturalmente più bisogno di noi, della nostra forza e della nostra preghiera, ma anche loro ci donano veramente tanto attraverso la loro preghiera, attraverso la loro vicinanza, attraverso il loro sorriso. La giornata di oggi, come dicevo, è una giornata particolare per la nostra diocesi, per le nostre comunità. Sta qui presso di noi il rosario più grande del mondo, un rosario voluto dai nostri amici della sezione abruzzese dell'Unitalsi, che hanno costruito proprio questo grandissimo rosario che è lungo più di 80 metri, proprio in occasione dell'anno del Rosario. Ogni anno a Lourdes c'è un tema particolare che viene approfondito. Nel 2012 era l'anno del Rosario. Proprio per riprendere il tema del Rosario è stato costruito questo grandissimo Rosario che è stato portato a Lourdes e è stato esposto lungo l'Esplanade. E adesso per l'anno della fede sta girando per tutte le diocesi italiane proprio per riscoprire la nostra fede e il nostro cammino come cristiani. Sicuramente è un forte richiamo alla coscienza dei singoli, anche
il gesto, siccome è pubblico, alla coscienza collettiva, della necessità di andare oltre quello che noi vediamo e tocchiamo, cosa che ci risulta abbastanza difficile perché siamo catturati dalle circostanze, dalle situazioni, però cosa che è necessaria, altrimenti rischiamo di disperderci nel frammento e di appiattirci in un presente senza senso. Proprio oggi la parola di Dio parla di chiedere la sapienza, e la sapienza accade nel nostro cuore se apriamo le porte del cuore, e le porte del cuore si aprono attraverso la preghiera. E quale preghiera più accessibile a tutti, ma anche più profonda di quella del rosario? Per cui ecco, è veramente un momento di grazia per quanti si rendono attenti a questo gesto.